Padre Celeste, veniamo davanti al tuo trono senza esitazione perché veniamo nel nome di Gesù. Allo stesso tempo veniamo con umiltà perché ci rendiamo conto che la nostra conoscenza è tanto limitata. Chiediamo la saggezza divina in modo che la tua parola stasera non ritorni a te vuota, ma che compia la missione per cui è stata mandata. Ti ringraziamo, Padre, per la promessa della tua presenza. E affermiamo questa promessa nel nome prezioso di Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen. Nella serie che sto presentando qui al Camp Meeting, sto cercando di illustrare alcune delle dottrine uniche e distintive della Chiesa avventista e magari anche nuovi punti di vista relativi a queste dottrine. Il sabato mattina abbiamo studiato la dottrina del sabato, ieri sera abbiamo studiato la dottrina del giudizio, stasera guarderemo il santuario nella prospettiva del libro dell'Apocalisse e poi domani sera e martedì sera studieremo il periodo della tribolazione in arrivo e la seconda venuta di Gesù Cristo, la nostra speranza beata. Tratto questi temi perché sono verità e dottrine attuali. Sono le verità che il mondo ha bisogno di sentire in questo momento particolare della storia dell'umanità. Vorrei anche dire che è impossibile capire il libro dell'Apocalisse se non capiamo il santuario. Il motivo per cui la chiesa avventista del settimo giorno, e lo dico con umiltà, è l'unica chiesa che capisce davvero il libro dell'Apocalisse, è perché la chiesa avventista del settimo giorno è l'unica che capisce il santuario. Stasera daremo un'occhiata agli insegnamenti sul santuario. Non voglio chiamarle dottrine, perché il santuario è il concetto che unifica tutte le nostre dottrine in un sistema di verità. Non è una dottrina trattante, è la visione del mondo, se volete, della Chiesa avventista del settimo giorno, che coordina tutte le dottrine della Chiesa. Studieremo sette passi di Gesù nel santuario. Poi guarderemo il libro dell'Apocalisse e vedremo che il libro dell'Apocalisse segue gli stessi sette passi di Gesù nel santuario. Ora dedicherò alcuni minuti all'inizio per discutere i sette passi di Gesù nel santuario. Devo dire che ci sarebbe molto da dire. Stasera guarderemo il quadro generale. Non studieremo il simbolismo dei singoli arredi e tutti gli altri piccoli dettagli. Quello che voglio guardare con voi è il quadro generale, la panoramica generale sul santuario. Quindi seguiremo Gesù nei sette passi del piano di salvezza nel santuario. Di solito quando studiamo il santuario iniziamo dal cortile. Credo che non sia del tutto accurato iniziare il nostro studio dal cortile, all'altare del sacrificio. Credo che dobbiamo iniziare il nostro studio del santuario dall'accampamento, perché l'accampamento è dove vivono i peccatori e Gesù è venuto ad abitare nel nostro accampamento prima di andare sulla croce. Vedete? Gesù ha vissuto prima di morire. La legge di Dio richiede assoluta perfezione. La legge richiede perfezione senza peccato. Nessuno al mondo può offrire alla legge la perfezione senza peccato. Ed ecco perché Gesù è venuto a questo mondo, nel nostro accampamento, se volete, per vivere una vita senza peccato, per tessere un perfetto manto di giustizia. Per ogni essere umano che sia mai vissuto sul pianeta Terra. Gesù è venuto per offrire alla legge la perfezione che noi non possiamo offrirle. È venuto per tessere un manto di giustizia con la sua obbedienza perfetta. E la sua obbedienza è avvenuta prima di andare sulla croce. Vedete che il suo sacrificio all'altare per dire non sarebbe stato accettato se non avesse prima vissuto una vita di perfezione davanti alla legge di Dio. Quindi iniziamo il nostro studio nell'accampamento, dove Gesù ha vissuto la sua vita perfetta e ha offerto la perfezione alla legge di Dio. Poi nel passo successivo ci muoveremo verso l'altare del sacrificio, che è il luogo in cui Gesù assume su di sé le pene per i peccati del mondo. Qualsiasi peccato, ogni peccato che sia mai stato commesso e che sarà mai stato commesso è stato assunto sulla croce da Gesù, che ha sofferto le pene per il peccato che avremmo dovuto soffrire noi. In altre parole, nell'accampamento Gesù ha vissuto al posto nostro e nel cortile all'altare del sacrificio Gesù è morto al posto nostro. Nell'accampamento ha offerto perfezione alla legge, ha tessuto il manto della giustizia, mentre all'altare del sacrificio ha assunto le nostre pene per il peccato. Ora il terzo passo di Gesù nel ministero del santuario è il lavacro, che stava tra l'altare del sacrificio e il luogo santo. Non ho tempo di addentrarmi nei dettagli, sapete che c'è molto materiale alla Secrets Unsealed che spiegano questo passo in maniera più completa, ma il lavacro è chiamato lavacro della rigenerazione. In altre parole, il lavacro rappresenta la risurrezione di Cristo. Capite, dopo che muore sull'altare risorge al lavacro, elimina completamente il peccato, lava via il peccato, in altre parole il peccato non avrà più il dominio su di lui e risorge. Quindi abbiamo i primi tre passi nell'accampamento e nel cortile. Vive la sua vita perfetta nell'accampamento, poi si sposta verso l'altare del sacrificio, soffre le pene del peccato e poi si sposta verso il lavacro e al lavacro risorge dai morti. Il primo passo nel santuario è il suo ingresso nel luogo sacro del santuario. Nel luogo santo egli applica i benefici della sua vita e della sua morte a tutti coloro che si pentono e confessano i peccati e hanno fede in Gesù. Però sapete il fatto che Gesù abbia tessuto un manto di giustizia per ogni persona mai vissuta e abbia preso su di sé la pena di ogni persona mai vissuta, non vuol dire che tutti saranno salvati. Noi dobbiamo con il pentimento e la confessione e la fede, personalmente e individualmente, rivendicare ciò che Gesù ha fatto con la sua vita e con la sua morte. Per questo nel luogo sacro Gesù intercede per coloro che arrivano a Dio mediante Lui. Quando confessiamo i nostri peccati, Egli prende i nostri peccati e li mette, coperti dal Suo sangue, nel santuario. Alcune persone dicono: Beh, questo minaccia la nostra salvezza, perché se i peccati sono lassù nel santuario, sapete, non è come buttarli in fondo al mare. Ma lasciate che vi dica questo. Se non avessimo il nostro santuario, se non avessimo i nostri peccati nel santuario mediante il sangue, se non fossero là sarebbero venuti qui. Quindi dobbiamo essere assolutamente grati del fatto che i nostri peccati vadano nel santuario coperti dal sangue di Gesù, perché se non fossero lì sarebbero dove? Sarebbero qui. Quindi il quarto passo del ministero sacerdotale di Gesù dopo la sua ascesa al cielo è quello di ricevere clienti. Per così dire, che mediante il pentimento, la confessione e la fede in Gesù, rivendicano la vita di Gesù e la morte di Gesù. E quando lo fanno, la vita e la morte di Gesù vengono messe in conto ai peccatori e Dio guarda quella persona come se non avesse mai peccato. Questo è il lavoro di intercessione di Cristo. È il nostro avvocato, è il nostro mediatore con il Padre, secondo le scritture. Ma poi abbiamo il quinto passo di Gesù nel santuario e questo è l'ingresso nel luogo santissimo. Vedete, quando i peccati entrano nel santuario, il peccatore è perdonato. I peccatori entrano nel santuario mediante il sangue, ma il peccato contamina. E quindi come risultato dell'ingresso del peccato nel santuario mediante l'intercessione di Gesù, i peccati vengono registrati nel santuario celeste e il peccato degrada o contamina il santuario. Perciò nel luogo santissimo, ovviamente Gesù continua a intercedere nel luogo santissimo, dopo il 1844 Egli continua l'opera di intercessione che aveva iniziato nel luogo santo, ma assume una funzione aggiuntiva che è l'esame del caso di chiunque abbia mai messo i peccati nel santuario, chiunque abbia mai proclamato il nome di Gesù. Lo scopo è quello di determinare chi è un vero credente e chi è un falso credente. Ricordate che abbiamo parlato di questo ieri? Questo è il giudizio, il giudizio investigativo. Lo scopo è di separare il grano dalla zizzania, le vergini sagge dalle sciocche. Il pesce buono da quello cattivo, quelli che dicono Signore, Signore e coloro che vivono secondo il Signore, coloro che sono apparentemente devoti e coloro che sono davvero devoti, coloro che si pentono davvero e quelli che versano le cosiddette lacrime di coccodrillo. E cosa succede? Quando Gesù esamina i casi di chiunque abbia mai proclamato il nome di Gesù, quegli individui che davvero si saranno pentiti del peccato e avranno confessato i peccati e avranno riposto la propria fiducia in Gesù e lo avranno rivelato nella propria vita, quei peccati saranno presi dal luogo santo e arriviamo al livello successivo, al livello numero 6. Gesù prenderà quei peccati che tra l'altro sono peccati perdonati, perché il capro espiatorio non perdona i peccati. Quei peccati sono stati perdonati dal sangue dell'agnello di Dio, quindi sono peccati perdonati che vengono messi sul capo del capro espiatorio, che è l'origine, l'istigatore e il perpetratore del peccato, che è Satana, che poi viene mandato nel deserto, in una terra disabitata, come si dice in Levitico capitolo 16. E distrutto coi suoi angeli insieme ai malvagi. E poi abbiamo il livello numero 7. Il livello numero 7 è Gesù che ancora una volta arriva all'accampamento per dimorare nel nostro accampamento per sempre. Ora tutto questo in breve è una presentazione che prende un'ora, ma non ne abbiamo il tempo. Di solito faccio questa presentazione prima di questa, ma so che coloro che sono qui, gran parte di voi, siete avventisti, ne avete già sentito parlare prima e quindi possiamo semplicemente riassumere. Ora, la cosa interessante è che il libro dell'Apocalisse segue lo stesso identico ordine dei passi di Gesù nel santuario. Ecco perché dico che se non si comprende il santuario, non si può comprendere il senso del libro dell'Apocalisse. Sarà impossibile perché il libro dell'Apocalisse segue lo stesso ordine identico di Gesù nel santuario. Ora iniziamo il nostro studio con Apocalisse capitolo 1. Apocalisse capitolo 1. Versetti da 4 a 6. Apocalisse 1, 4, 6. Vedremo che l'Apocalisse inizia nell'accampamento e nel cortile. Inizia con la vita di Gesù, con la morte di Gesù. E con la risurrezione di Gesù. L'introduzione dell'Apocalisse inizia con questi primi tre passaggi. E tra l'altro lasciatemi dire che il cortile rappresenta la terra. Perché tutto quello che Gesù fa nel cortile lo aveva fatto sulla terra. È venuto ad abitare nel nostro accampamento, che è la terra. È morto sull'altare, che era sulla terra. È risorto al lavacro, che è sulla terra. Quindi in cielo non c'è nessun cortile. Tutto quello che si trova è una tenda, il luogo santo e santissimo, perché le funzioni dell'accampamento e del cortile sono state adempiute da Gesù sulla terra. E quindi inizieremo con l'introduzione dell'Apocalisse, e vedrete che l'Apocalisse tocca molto brevemente la vita, la morte e la risurrezione di Cristo, perché questo non è il centro dell'Apocalisse, il centro dell'Apocalisse è ciò che è accaduto dopo l'ascensione di Gesù. Prendiamo Apocalisse 1.4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti, per risorgere ha dovuto fare cosa? Ovviamente morire. E per morire cosa deve aver fatto? Beh, ovviamente deve aver vissuto prima di morire, giusto? Quindi dice il primogenito dai morti e il principe dei re della terra. Ora, notate i tempi verbali. A lui che cosa? Ci ha amati. È stato scritto intorno al 96 d.C. Quindi quello che è descritto qui è passato. A lui che ci ha amati e cosa? Ci ha lavati. Tempo passato, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Passiamo ora ai versetti 17 e 18, dove ancora una volta abbiamo la vita, la morte e la risurrezione di Gesù nell'introduzione del libro dell'Apocalisse. In Apocalisse 1,17 si legge che Giovanni vide Gesù. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. E cosa? Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'ades. Quindi vedete che nell'introduzione del libro dell'Apocalisse abbiamo i primi tre passaggi del ministero di Gesù, ma questo non è il centro focale dell'Apocalisse. Il centro dell'Apocalisse è ciò che accade nel luogo santo e nel luogo santissimo. Ora voglio che notiate che il passo successivo dell'Apocalisse Dopo questa parte introduttiva in cui abbiamo la vita, la morte e la risurrezione di Cristo, dice che ci ha lavati dai peccati col sangue al tempo passato. Ora Giovanni, mentre scrive, parla di eventi che accadono in cielo. La prima sezione dell'Apocalisse inizia con Gesù che cammina tra i sette candelabri. C'è la serie delle sette chiese in Apocalisse capitolo 2 e 3. Ora ci sono alcuni studiosi, anche tra di noi, che sostengono che Gesù sia andato direttamente al Luogo Santissimo quando è asceso al cielo. Ma la prima parte del libro dell'Apocalisse dimostra chiaramente che Gesù non è andato nel Luogo Santissimo, non ha scavalcato il Luogo Santo. Se fosse andato dal cortile al Luogo Santissimo, quando avrebbe potuto adempiere le funzioni del Luogo Santo? Chiaramente in Apocalisse 2 e 3 Gesù cammina tra i candelabri. Dove erano i sette candelabri? I sette candelabri erano nel Luogo Santo. Quindi in Apocalisse 2 e 3 troviamo Gesù nel Luogo Santo. Abbiamo già parlato della sua vita, morte e risurrezione. Ora, nella serie delle chiese, è tra i sette candelabri. Voglio farvi notare che Ellen White usa Apocalisse 2 e 3 per provare che Gesù è stato nel Luogo Santo. Non solo dice che nella serie delle chiese Gesù è tra i candelabri che erano nel Luogo Santo, ma aggiunge anche che nella serie delle trombe Gesù è all'altare dell'incenso, anch'esso. Nel Luogo Santo. Permettetemi di leggere questa affermazione. Si trova in molti testi, ma l'ho presa da Faith I Live By, pagina 202. Ecco cosa dice. I luoghi santi del santuario celeste sono rappresentati dalle due stanze del santuario sulla terra. Scorgendo in visione il tempio celeste di Dio, l'apostolo Giovanni vide le sette lampade che ardevano davanti al trono. Poi parla dei candelabri e continua. Vide un angelo con un turibolo dorato e gli fu dato molto incenso da offrire insieme alle preghiere di tutti i santi sull'altare dorato davanti al trono. Questo è l'altare dell'incenso. E poi dice qui al profeta fu permesso di contemplare la prima stanza del santuario in cielo. E l'Avi delle sette lampade ardenti e l'altare dorato rappresentato dal candelabro dorato e l'altare dell'incenso nel santuario terrestre. Molto chiaro, no? È proprio in armonia con l'Apocalisse, perché l'Apocalisse dice che Gesù camminava tra i candelabri. Ora, la domanda è, che cosa rappresentano i sette candelabri? Permettetemi di dirvi che i sette candelabri in cielo sono letterali. Il santuario celeste è letterale. Io credo che in cielo ci siano letteralmente sette candelabri e ardono, hanno olio, ardono. Ma i sette candelabri celesti, tra cui Gesù cammina, simboleggiano le sette chiese. Guardiamo Apocalisse 1.20. In altre parole, rappresentano i candelabri celesti, i candelabri letterali, rappresentano qualcosa sulla terra in modo simbolico. Si dice in Apocalisse 1.20, il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri che hai visto sono cosa? Le sette chiese. Tra l'altro queste sette chiese erano delle chiese reali in Asia Minore, erano chiese vere che esistevano all'epoca di Giovanni. Ma poi dobbiamo fare un altro passaggio, e cioè che i sette candelabri in cielo rappresentano sette chiese vere sulla terra, ma quelle sette chiese vere simboleggiano sette periodi della storia della Chiesa. In altre parole, le caratteristiche di quelle chiese indicano la condizione della Chiesa durante sette momenti della storia della Chiesa. Quindi ci sono i sette candelabri veri nel santuario celeste, che rappresentano le sette chiese vere sulla terra, ma quelle sette chiese vere rappresentano sette periodi della storia della Chiesa dai giorni di Giovanni fino alla fine dei tempi. Ora, notate che Gesù sta camminando tra i candelabri. Notate Apocalisse 1, versetti 12 e 13. Apocalisse 1, 12, 13. Giovanni dice: Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me. E come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, e cinto di una cintura d'oro al petto. A proposito. Questi sono gli abiti di un sommo sacerdote. Se li paragonate alle descrizioni dell'Antico Testamento, Gesù è visto come il sommo sacerdote e cammina tra i sette candelabri. La domanda ora è, perché Gesù dovrebbe camminare tra i sette candelabri nel santuario celeste? Dobbiamo tornare all'Antico Testamento per capire come mai. Levitico, capitolo 24, versetti da 1 a 4. Levitico 24, 1 parla di Aronne, il sommo sacerdote dell'Antico Testamento, che in realtà è un tipo del sacerdozio di Cristo, del sommo sacerdozio di Cristo. E vedrete come mai Aronne dovette andare in mezzo ai candelabri nell'Antico Testamento. Dice in Levitico 24, versetto 1: L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: ordina ai figli di Israele che ti portino olio puro di olive schiacciate per la luce del candelabro per tenere le lampade come continuamente accese cosa doveva fare aronne doveva assicurarsi che le lampade avessero olio così che le lampade potessero cosa illuminare esattamente quindi dice nel versetto 3 nella tenda di convegno fuori del velo che è davanti alla testimonianza aronne se ne prenderà cura parla dei candelabri, del candelabro a sette bracci, dalla sera alla mattina davanti all'Eterno, del continuo. È una legge perpetua per tutte le vostre generazioni. Egli si prenderà cura delle lampade del candelabro d'oro puro davanti all'Eterno, del continuo. Qual era lo scopo del sommo sacerdote che cammina in mezzo ai sette candelabri? Assicurarsi che i candelabri avessero olio continuamente e che la luce dei candelabri non si spegnesse mai. Cosa rappresenta l'olio? L'olio rappresenta lo Spirito Santo. E cosa accade quando la Chiesa ha lo Spirito Santo? Quando la Chiesa ha lo Spirito Santo irradia cosa? Luce. Gesù ha detto io sono la luce del mondo, ma ha anche detto voi siete la luce del mondo. Ora, com'è possibile che la luce del mondo sia lui, ma che lo siamo anche noi? Molto semplice. Mi piace fare un paragone con il Sole e la Luna. Sapete, qualche sera uscite e vedete quella meravigliosa Luna piena e dite, wow, che bella la Luna! Guarda che luce! È una mezza verità, perché la Luna non ha luce. Quello che dovreste dire è che bello che è il Sole stasera. Perché la luce della Luna è la luce del Sole. Il Sole riceve la luce e la proietta sulla Terra. Gesù è la luce originaria e noi dobbiamo riflettere quella luce nel mondo quando la Chiesa ha lo Spirito Santo. E quindi l'olio rappresenta lo Spirito Santo, presente nella Chiesa nel corso della storia della Chiesa. E la Chiesa riflette la luce di Gesù perché ha l'olio nel corso della storia della Chiesa. Ora, amici, c'è stato un periodo nel corso della storia della Chiesa caratterizzato da secoli bui, il periodo del dominio papale, quando la luce della Chiesa era fioca, ma non si è mai spenta, perché Gesù camminava anche in quel periodo storico, Gesù camminava in mezzo alla storia della Chiesa in quel periodo, assicurandosi che la luce della Chiesa non si spegnesse. Dio non è rimasto senza testimoni. I Valdesi e gli Albicesi e altri diffusero la luce, sì, nell'oscurità, ma la luce della Chiesa non si spense mai, perché Gesù camminava in mezzo alla storia della Chiesa. E anche se la fiammella traballava, non si è mai spenta. Lasciate che vi legga questa bellissima frase di Ellen White che spiega questo: gli uomini che vinsero un impero, pagina 367. Cristo è descritto come uno che cammina in mezzo ai candelabri d'oro. Questa immagine presenta la sua relazione con le chiese. Egli è in costante comunione con il suo popolo, conosce la loro vera condizione, osserva le loro azioni, la loro pietà, la loro devozione. Egli è il sommo sacerdote e il mediatore nel santuario celeste. Tuttavia è presentato come uno che cammina avanti e indietro in mezzo alle sue chiese sulla terra. Con attenzione e instancabile vigilanza, egli controlla che le sentinelle facciano il loro dovere avvertendo la gente del pericolo incombente. Se i candelabri fossero lasciati alla sola cura umana, le vacillanti fiammelle si affievolirebbero e morirebbero. Ma Cristo è il vero guardiano nella casa di Dio, il vero custode del Tempio. La sua continua cura e la sua grazia sostenitrice sono la sorgente della vita e della verità che illumina la mente umana. Non è una bellissima spiegazione di cosa significa il fatto che Gesù cammina in mezzo ai candelabri? In cielo cammina in mezzo a candelabri letterali, cammina anche nella storia delle sette chiese dell'Asia Minore. E nei sette passi della storia della Chiesa, Gesù cammina in mezzo alla storia della Chiesa per assicurarsi che la Chiesa abbia sempre una misura di olio e diffonda sempre luce. Quindi nella serie delle Chiese, Gesù è ai candelabri. Il prossimo elemento di arredo che voglio considerare è il tavolo della presentazione dei pani, sempre nel luogo santo. Devo ora dire che né Ellen White né l'Apocalisse menzionano il tavolo della presentazione dei pani nel luogo santo. Ellen White lo cita nel luogo santo, ma non nel contesto del libro dell'Apocalisse. Quindi, il tavolo della presentazione dei pani si trova davvero nel libro dell'Apocalisse? Credo che la risposta sia sì. E vi dirò perché. Credo che il tavolo della presentazione dei pani sia rappresentato da quello che accade nell'introduzione dei sigilli, i sette sigilli, che sono il passo successivo del libro dell'Apocalisse. Ci sono le sette chiese, poi ci sono i sette sigilli, e poi ci sono le sette trombe. Direte perché, pastore Bohr? Crede che Gesù, durante il periodo dei sigilli, sia al tavolo della presentazione dei pani se il tavolo della presentazione dei pani non è esplicitamente citato? Ed Ellen White non lo collega direttamente con il libro dell'Apocalisse. Beh, prima di tutto interpretiamo cosa rappresenta il pane. Il pane è il pane senza lievito, perché il lievito è il simbolo del peccato. Cosa rappresenta il pane? Gesù ha detto che non di solo pane vive l'uomo, ma di cosa? Di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi, cosa rappresenta il pane? Il pane senza lievito rappresenta la parola di Dio. Ora, quello in cui credo, e ve ne darò le ragioni, è che il tavolo della presentazione dei pani nel Luogo Santo è in realtà il trono di Dio nel Luogo Santo. Direte, pastore Bohr, sta dicendo che Dio ha un trono nel luogo santo. Il trono di Dio non è l'arca dell'alleanza. Sì, l'arca dell'alleanza è il trono di Dio nel luogo santissimo, ma il trono di Dio ha le ruote. Avete visto in Daniele 7 che il trono di Dio ha le ruote? Il trono di Dio si muove. Ora direte, pastore, come può sostenere che il tavolo della presentazione dei pani è il trono di Dio nel luogo santo? A proposito, l'introduzione dei sigilli qualche volta cita il trono? Apocalisse capitolo 4 e capitolo 5 Ecco le mie ragioni. Numero uno, perché il trono di Dio si trova, secondo Isaia 14, nel lato nord. Dove si trovava il tavolo della presentazione dei pani? Il tavolo della presentazione dei pani era nel lato settentrionale del Luogo Santo. I candelabri erano nel lato meridionale. L'altare dell'incenso era nel lato occidentale del Luogo Santo. Quindi il primo indizio del fatto che il tavolo sia il trono di Dio è il fatto che il tavolo della presentazione dei pani sia a nord e la Bibbia dice che il trono di Dio si trova a nord. Numero 2. È interessante notare cosa vuol dire tavolo di presentazione dei pani. In realtà la traduzione migliore sarebbe il pane della presenza. In realtà la parola panim che vuol dire presenza sembra indicare che nel luogo santo il tavolo della presentazione dei pani è il luogo dove si trova Dio. Numero 3. L'unico elemento di arredo che aveva due corone era il tavolo della presentazione dei pani. L'Arca dell'Alleanza aveva una corona sopra, l'Altare dell'Incenso aveva una corona, ma il tavolo della presentazione dei panni aveva due corone. Cosa rappresentano le corone? Chi usa le corone? I re. Quindi, in qualche modo, il tavolo della presentazione dei pani è collegato alla regalità. E ci sono due corone sul tavolo della presentazione dei pani. Non solo questo, ma la Bibbia ci dice anche che il tavolo della presentazione dei pani aveva due pile di pani sopra. Sarebbe stato molto semplice impilarli tutti e dodici in una pila sola, ma c'erano due pile di pani. Credo che il motivo sia che la Bibbia ci dice che il Padre ha mandato il pane sulla terra. Gesù ha detto: Mio Padre vi manda il pane del cielo. E poi Gesù ha detto: Io sono il pane. Quindi il Padre manda il pane e Gesù è il pane. Entrambi sono coinvolti nel dare il pane alla gente. Numero 4. Ma il motivo principale per cui credo che il tavolo della presentazione dei pani sia il trono di Dio nel Luogo Santo è che la Bibbia ci dice ripetutamente che quando Gesù ascese al cielo, Sedette alla destra del Padre. Conoscete Apocalisse capitolo 3, versetto 21, dove Gesù dice: A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. In Apocalisse 12, 5, quando Gesù scappa dalle intenzioni distruttive del dragone. Leggiamo, ed ella partorì un figlio maschio che deve governare tutte le nazioni con uno scettro di ferro e il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono. Quindi quante persone sono sedute sul trono? Due, il padre e il figlio. Ora permettetemi di leggervi questo brano di Ellen White. Ricordate che ieri abbiamo letto Daniele capitolo 7? C'è un movimento in Daniele 7, l'antico di giorni si sposta e si siede? Sì. Poi il figlio dell'uomo viene sulle nubi e va dov'era l'antico di giorni? Certo. Ora ascoltate, Ellen White commenta questo nel libro Primi scritti, pagina 65. Vidi un trono. Quindi c'è un trono, giusto? Sul quale erano seduti il padre e il figlio. Chi siede? sul trono, il padre e il figlio. Poi descrive Gesù. Guardavo il volto di Gesù e ammiravo la sua persona straordinaria. Non potevo vedere il padre perché una nuvola luminosa lo copriva. Ora notate, si basa su Daniele 7. Vidi il padre alzarsi dal trono e su di un carro infuocato entrare nel luogo santissimo, dietro la cortina, e sedersi. Da dove si sta spostando il Padre? Dal luogo santo al luogo santissimo. C'era un trono nel luogo santo? C'era un trono, sì o no? Certo. Dice di vedere il Padre alzarsi dal trono e si sposta verso il luogo santissimo. Poi continua e dice, salterò una piccola parte del testo, voi potete leggere tutto il brano, un carro di nubi con ruote come fiamme di fuoco, circondato dagli angeli, arrivò da Gesù. Egli salì sul carro e fu portato nel luogo santissimo dove lo attendeva il padre. Ora qual è l'unico elemento di arredo che è adatto nel luogo santo a essere il tavolo della presentazione dei pani? Deve essere il tavolo. Doveva essere questo tavolo dove c'erano due pile di pani, due corone al di sopra. Sul lato nord è il tavolo della presentazione dei pani, anche se non è esplicitamente citato nel libro dell'Apocalisse. Ellen White non lo cita esplicitamente nel contesto dei sette sigilli. Possiamo arrivare alla conclusione che durante il periodo dei sigilli Gesù è al tavolo della presentazione dei pani. Ora, se studiate i sigilli, scoprirete che sotto il terzo sigillo e il quarto sigillo c'è una grande scarsità di pane. Sapete, i due cereali che venivano usati per fare il pane all'epoca della Bibbia erano il grano e l'orzo. E sotto il terzo sigillo sappiamo che ci fu una tremenda scarsità di orzo e grano. Erano esageratamente costosi. Permettetemi di farvi una domanda. Quando è che un prodotto diventa costoso? Quando è scarso? Quando ce n'è poco? Permettetemi di chiedervi cosa è successo durante il periodo del terzo e quarto sigillo. Il terzo sigillo è l'epoca in cui Costantino introdusse l'apostasia nella Chiesa. Il quarto sigillo rappresenta il periodo del dominio papale. Cosa accadde alle scritture, alla parola di Dio in quel periodo? Fu proibita. Era scritta in una lingua che la gente non riusciva a capire. Perciò la gente era nell'ignoranza. Perciò è interessante come nel contesto dei sigilli ci sia scarsità di pane. Questo indica anche che il tavolo della presentazione dei pani si trovi implicitamente nella serie dei sigilli. Mi seguite? Ora dobbiamo passare alla serie successiva, all'introduzione della serie successiva: le trombe. Dov'è Gesù durante il periodo delle trombe? Beh, vedremo che Gesù durante il periodo delle trombe, a proposito, credo che le chiese descrivano tutta la teoria della chiesa, credo che i sigilli descrivano tutta la storia della chiesa e credo che anche le trombe descrivano tutta la storia della chiesa. Questo è lo storicismo. Sono molto tradizionalista quando si parla di questo. Non credo che le trombe siano il futuro. Credo che le trombe siano state portate a compimento passo dopo passo, proprio come le chiese sono state portate a compimento passo dopo passo, e i sigilli sono stati portati a compimento passo dopo passo. Quindi nel periodo delle trombe Gesù cammina, per così dire, in mezzo alla storia della chiesa e si trova all'altare dell'incenso. Tra poco vi leggerò un testo che lo chiarisce molto bene. Ora, cosa rappresenta l'incenso che viene presentato lì sull'altare dell'incenso? Andate con me a Luca capitolo 1 e versetti da 8 a 10. Luca capitolo 1, versetti 8-10. È un brano interessante perché in questo brano ci sono sia il simbolo sia quello che il simbolo rappresenta. Quindi c'è il simbolo e il significato del simbolo. Luca capitolo 1 a partire dal versetto 8. Ora avvenne che? Mentre Zaccaria, padre di Giovanni Battista, esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per bruciare l'incenso. Quindi qui Zaccaria deve bruciare l'incenso all'altare dell'incenso. Cosa faceva la gente fuori? Dice intanto l'intera folla del popolo stava fuori in preghiera, nell'ora dell'incenso. Quindi, in qualche modo, l'incenso a cos'è legato? È legato alla preghiera, giusto? L'incenso non è la preghiera. L'incenso è legato alla preghiera. Guardiamo il Salmo 141 versetto 2. Salmo 141 versetto 2. Ancora una volta la preghiera è legata all'incenso, ma c'è qualcosa di più profondo che vedremo tra pochi attimi. Si dice in Salmo 141 versetto 2: "Giunga la mia preghiera davanti a te come cosa? L'incenso l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Quindi ancora una volta l'incenso e la preghiera sono legati. Ma l'incenso non rappresenta la preghiera, rappresenta qualcosa che viene aggiunto alle preghiere. Guardate i versetti introduttivi alle trombe. Apocalisse capitolo 8, versetti 3 e 4. Ecco perché dico che Gesù si trova all'altare dell'incenso durante il periodo delle trombe. Vedete, durante il periodo delle chiese sta tra i candelabri, durante il periodo dei sigilli è al tavolo della presentazione dei pani, durante il periodo delle trombe è all'altare dell'incenso. In quale luogo si trova? Nel Luogo Santo. Tutti e tre gli arredi sono nel Luogo Santo. Quindi guardate Apocalisse 8, versetti 3 e 4. Poi venne un altro angelo che aveva un turibolo d'oro e si fermò presso l'altare è l'altare dell'incenso. E gli viene dato: ascoltate! E gli furono dati molti profumi affinché... Qual è la parola successiva? Li aggiunse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. Quindi l'incenso rappresenta le preghiere? No, l'incenso viene aggiunto alle preghiere. E poi il versetto 4 dice, il fumo dei profumi offerti con le preghiere dei santi salì dalla mano dell'angelo davanti a Dio. Ora cosa viene mescolato alle preghiere del popolo di Dio? Ancora una volta Ellen White, che ci aiuta così tanto ad amplificare e chiarire quello che troviamo nelle scritture, nel libro Heavenly Places, pagina 69, fa questa bellissima affermazione sul significato dell'incenso. Cristo ha promesso di essere il nostro sostituto e la nostra certezza e non dimentica nessuno. C'è un fondo inesauribile di perfetta obbedienza che cresce dalla sua obbedienza. Vedete? Dalla sua obbedienza lui ha cosa? Dalla sua obbedienza abbiamo un fondo inesauribile di obbedienza, ci sta dicendo. E continua dicendo in cielo i suoi meriti, la sua abnegazione e il sacrificio di sé sono conservati come un tesoro, mentre l'incenso viene offerto con le preghiere del suo popolo. Non bastano le preghiere, le preghiere devono essere mescolate ai meriti di Cristo, ai meriti della sua obbedienza perfetta. E poi scrive, mentre le preghiere sincere e umili del peccatore salgono al trono di Dio, Cristo le mescola ai meriti della sua vita di perfetta obbedienza. Le nostre preghiere sono rese fragranti da questo incenso. State capendo un po' meglio quello che fa Gesù all'altare dell'incenso durante il periodo delle trombe. Tra l'altro, cosa è successo durante il dominio papale? A chi rivolgeva le proprie preghiere la gente? Dove cercava il perdono? Pregavano Maria? Pregavano i santi? Dove andavano per avere il perdono, per ottenere la soluzione dei peccati? Dal prete nel confessionale. Quindi vedete che in tutte queste tre serie, durante l'età oscura, la luce della Chiesa era fievole, non cresceva, era fievole perché il papato aveva nascosto la luce. Nel periodo dei sigilli c'è scarsità di pane nel santuario di parola di Dio, perché il Papa aveva proibito la parola di Dio e la teneva in una lingua che il popolo non poteva capire. E durante il periodo delle trombe l'opera di intercessione di Cristo è nascosta, perché la gente pensava di dover pregare i santi e doveva cercare l'assoluzione dal peccato da sacerdoti terreni. Quindi viene rivelata l'opera del papato nel periodo delle chiese, dei sigilli e delle trombe. Quindi seguiamo Gesù dal cortile. Ha vissuto? È morto? È risorto? È tra i candelabri? È al tavolo della presentazione dei pani? È all'altare dell'incenso? Dove vi aspettate che vada successivamente? Cosa ne dite del Luogo Santissimo? Guardiamo la prossima visione del santuario. Apocalisse 11, 19. Guardiamo il quadro generale, potremmo discutere ogni piccolo dettaglio che troviamo strada facendo, ma voglio che guardiate il quadro generale. Apocalisse 11, 19. Questo è il versetto che viene immediatamente dopo la conclusione delle trombe, quindi è il passo successivo dopo le trombe. Dice, allora sia perse nel cielo il tempio di Dio. Quindi se il tempio di Dio sia perse nel cielo, prima doveva essere che voce bassa. Se viene aperto, prima doveva essere cosa? Chiuso, ecco, molto meglio. Quindi il tempio di Dio si aperse in cielo. Lasciate che vi dica questo. La parola tempio, naos in greco, è usata 16 volte in Apocalisse e credo che ogni citazione si riferisca al luogo santissimo del santuario celeste. Tutte e 16 e lo sappiamo per certo perché guardate come prosegue questo versetto. Allora si aperse nel cielo il tempio di Dio. E cosa si vide nel tempio? Nel Naos. In esso, nel suo Naos, nel suo tempio, nel luogo santissimo, apparve l'arca del suo patto. E ci furono lampi, voci, tuoni, un terremoto e una forte tempesta di grandine. Quindi qual è il passo successivo? Cosa si apre dopo le chiese, i sigilli e le trombe? Il luogo santissimo si apre. Questo è il passaggio successivo. E cosa si vede? L'arca del suo patto. Lasciate che vi faccia una domanda. Qual è l'unico giorno dell'anno ebraico in cui si apre il luogo santissimo? Il giorno dell'espiazione. Quando viene giudicato il popolo di Israele? Quindi questo si deve riferire all'inizio di cosa? All'inizio del giudizio celeste. Questo è il passo successivo. Gesù si sta spostando dove? Si sta spostando nel luogo santissimo. E tra l'altro, come corollario, sapete che quando i nostri pionieri, dopo la grande delusione, entrarono nel luogo santissimo, improvvisamente scoprirono tutte le dottrine distintive della Chiesa adventista. Il motivo per cui il mondo cristiano non accetta le dottrine distintive della Chiesa adventista è perché si trova nella stanza sbagliata. Permettetemi di chiedervi cosa c'è nell'arca del patto? La legge. Cosa dice il mondo cristiano della legge, che è stata inchiodata sulla croce? Cosa c'è al centro della legge? Il sabato. Cosa dice il mondo cristiano del sabato, che era per gli ebrei? C'è la manna che non solo presenta il sabato come un banco di prova, ma la manna rappresenta anche uno stile di vita sano. In Numeri 11, la riforma della salute. Cosa dice il mondo cristiano sul mangiare certe cose che la Bibbia vieta? Dice che le preghiere santificano il maiale. Quando entrate nel Luogo Santissimo, capite immediatamente che sta iniziando il giudizio. Ma il mondo cristiano dice che si è giudicati quando si muore. Mi seguite? Il mondo cristiano non può accettare le dottrine distintive della Chiesa adventista. Finché il mondo cristiano non entrerà nel luogo santissimo, non vedrà che la legge è vincolante, che il sabato è vincolante, che bisogna vivere una vita sana, che il giudizio di Dio è ora nei nostri pionieri. Subito dopo il 1844 hanno iniziato a scoprire ognuna di queste dottrine. Incredibile. Ora dobbiamo sintetizzare. Quale sarà il passo successivo? Il passo successivo, amici, è quando il ministero celeste si conclude. Non c'è più nessun intercessore perché i peccati ora sono messi sul capro espiatorio. Prendete con me Apocalisse capitolo 15. Questa è la conclusione del Ministero del Luogo Santissimo. Vorrei avere tempo di entrare nel dettaglio di Apocalisse 12, 13, 14. Il pensiero centrale in quei capitoli è il giudizio. Sapete, Apocalisse 11, 19 è il versetto introduttivo, ma il centro di tutti quei capitoli ha a che fare con alcuni eventi storici. Ma l'idea è di condurvi al giudizio, di spiegare l'inizio del giudizio. Apocalisse 15, 5 e 8 descrive la conclusione dell'amministrazione celeste. Dice, e dopo queste cose io vidi, ed ecco aprirsi nel cielo il tempio. Naos, stessa parola del luogo santissimo, del tabernacolo della testimonianza. Cos'è il tabernacolo della testimonianza? È tutta la tenda. Il tabernacolo è tutta la tenda, ma quel tempio, quel tabernacolo ha un tempio. Cos'è il tempio del tabernacolo? È il luogo santissimo. Che abbiamo appena visto in Apocalisse 11, 19. Dice: Ed ecco aprirsi nel cielo il Tempio del Tabernacolo della Testimonianza. Quindi dite: Beh, è stato aperto in 11, 19. Sì, è stato aperto in 11, 19, così che le persone potessero entrarci. Ma lo scopo qui per l'apertura del Tempio è che gli angeli delle piaghe possano uscirne. Perché usciranno? Perché la tribolazione è. cosa? Finita. Continuiamo a leggere il versetto 6. Ecco il motivo per cui viene aperto: non perché la gente possa entrare mediante la fede e professare Gesù come avvocato e mediatore. No, Apocalisse 11:19 ci dice che era stato aperto per quel motivo e i sette angeli che avevano le sette piaghe uscirono dal tempio, vestiti di lino puro e risplendente, e cinti intorno al petto di cinture d'oro. Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, che vive nei secoli dei secoli. E il Tempio, ancora il luogo santissimo, fu ripieno di fumo, procedente dalla gloria di Dio e dalla sua potenza. E ora notate questo, e nessuno poteva cosa, entrare nel Tempio finché non fossero terminate le sette piaghe dei sette angeli. Avete mai letto nello spirito di profezia che nel tempo della tribolazione, dopo la fine della prova, il popolo di Dio dovrà vivere senza un mediatore? Questo è il fondamento biblico. Nessuno è in grado di entrare nel Tempio. Tra l'altro non si entra fisicamente. Come ci si entra? Ci si entra per fede. Con la mente si entra nel santuario celeste. Ma sta arrivando il momento in cui nessuno entrerà nel Tempio perché è finita l'intercessione. Ovviamente il miglior esempio di tutto questo si trova nella storia del diluvio. Vediamola velocemente. Noè predicò 420 anni. La porta della prova era aperta in quel periodo? Sì, era completamente aperta durante quel periodo. Lo spirito non lottava forse con gli uomini? Con il messaggio di Noè? Sì, il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo. Lasciate che vi chieda, il messaggio di Noè divideva l'umanità in due gruppi? Era un messaggio sul giudizio? Sì, quando finì di predicare c'erano due gruppi e poi dopo che ebbe finito di predicare lui e la sua famiglia entrarono nell'arca e cosa accadde? La porta si chiuse e nel momento in cui si chiuse la porta iniziò a piovere? No. Noè e la sua famiglia non passarono un periodo in cui la loro fede fu messa alla prova? Immagino ogni giorno che passava. Cosa accadde alla gente fuori ogni giorno che passava? Si dice che divenne sempre più violenta e impavida. Questo è un esempio del periodo di tribolazione. Dopo che la porta sarà chiusa, ci sarà un periodo in cui la fede del popolo di Dio sarà messa alla prova. I malvagi diverranno sempre più violenti verso il popolo di Dio. Ma poi la distruzione calerà sui malvagi. Tra l'altro Satana è legato a questa terra e tornerà nella condizione in cui era prima della settimana della creazione e obbligato a stare qui come durante il millennio. Ellen White dice che teme per la sua stessa vita in patriarchi e profeti. Ora, da dove vengono le piaghe? Le piaghe vengono dall'arca, perché i malvagi hanno calpestato la legge sacra di Dio. Direte, da dove arriva questa idea? Riuscite a pensare a una storia della Bibbia in cui una piaga fa scaturire altre piaghe? Sì, quando cadde nelle mani dei Filistei non circoncisi. Ricordate che portarono l'arca in una città e fecero scaturire altre piaghe perché avevano calpestato la legge di Dio? Quindi questa città disse Tenetevela voi. Dissero portatela pure nella prossima città e anche lì scaturirono altre piaghe. Quindi la nostra ipotesi è che nell'Apocalisse, visto che l'Arca dell'Alleanza è nel luogo santissimo, quando gli angeli stanno per uscire con le piaghe, è perché gli uomini hanno calpestato la legge sacra di Dio. Seguite la sequenza. Gesù vive. Muore, risorge e poi va ai candelabri, al tavolo della presentazione dei pani, all'altare dell'incenso. Il luogo santissimo è aperto per il giudizio e poi, dopo il giudizio, finisce la prova. La porta si chiude e ora gli angeli stanno per uscire con le ultime sette piaghe. Quale sarà il prossimo passo? Sarà la cerimonia del capro espiatorio, giusto? C'è una cerimonia del capro espiatorio nel libro dell'Apocalisse dopo la chiusura del servizio nel santuario celeste? Certo, dove si trova? In Apocalisse capitolo 20. Chi è il capro espiatorio? Satana. Si dice che dal cielo viene un angelo potente. E cosa fa? Lega Satana e lo lega in un mondo che è un deserto desolato dove non ci sono abitanti, perché tutti i suoi seguaci sono morti. Sono queste le due caratteristiche della cerimonia del capro espiatorio in Levitico 16? Dice che il capro espiatorio viene mandato nel deserto? Sì, in una terra disabitata. Certo! E quindi il passaggio successivo in Apocalisse, capitolo 20, è la cerimonia del capro espiatorio in cui il capro viene mandato in esilio sul pianeta Terra e dove viene legato per mille anni, dopo aver ricevuto tutti i peccati che erano stati messi nel santuario. Permettetemi di chiedervi quale sarà il prossimo passo. Deve essere il ritorno. All'accampamento. <ride> Lo pensate anche voi? Apocalisse, capitolo 21, versetti da 2 a 4. A proposito, sapete come si chiama dove vive il popolo di Dio? Si chiama campo dei santi. In Apocalisse 29. I malvagi circondano il campo dei santi. Ed ecco cosa si legge in Apocalisse 21, 2, 4. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio. E con chi? Con gli uomini. Ed egli cosa? abiterà con loro. Sapete che è la stessa parola usata in Giovanni 1:14? La parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. Vedete, quando è venuto a vivere la sua vita, ha abitato in mezzo a noi. Ma dopo che Satana e i malvagi vengono distrutti, egli ancora una volta verrà ad abitare in mezzo a noi. Dice, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso... Sarà con loro e sarà il loro Dio. Verrà nel nostro accampamento e vivrà in mezzo a noi per sempre. E il piano della salvezza sarà concluso. Vedete la sequenza del santuario nel libro dell'Apocalisse? È possibile capire il libro dell'Apocalisse senza il santuario? No. I cristiani possono capirlo a spizziche e bocconi. Sapete come l'agnello che viene massacrato, possono capire qualche simbolo preso singolarmente, eccetera, ma non la sequenza di eventi che Gesù segue spostandosi nel santuario e i molti passi che Gesù deve fare per risolvere una volta per tutte, completamente e pienamente, il problema del peccato. Vorrei concludere stasera leggendo... Le scritture. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Grazie perché molte persone dicono che Gesù sia andato in cielo per costruire dimore, costruzioni celesti. Non è quello che dice il testo. Il testo dice che nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Erano lì quando Gesù parlò. Quindi se vi aspettate una dimora, è già lì. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto. E sapete, quello che pensiamo di solito, crediamo che Gesù vada in cielo a preparare un bel posticino per noi, ma non è ciò che questi versetti vogliono sottolineare. Gesù non aveva bisogno di duemila anni per preparare un posto per noi, quando ha creato il mondo in sei giorni. Gesù va in cielo a preparare un posto per noi mediante il lavoro che fa nel santuario. Quello di cui abbiamo parlato stasera. Vedete, Ebrei e Apocalisse parlano del lavoro che Gesù fa in cielo per preparare il posto per noi, mentre Giovanni, da capitolo 14 al capitolo 17, parla dello Spirito Santo che prepara noi ad andare in quel luogo. Quindi Gesù in cielo prepara il posto e lo Spirito Santo sulla terra prepara noi a vivere in quel posto. E quindi dobbiamo studiare entrambi, dobbiamo studiare ebrei e Apocalisse, che è quello che Gesù fa in cielo e dobbiamo anche studiare Giovanni da 14 a 17, quello che Gesù ha detto sullo Spirito Santo, che prepara la Chiesa in modo che possa vivere in quel posto. Quindi esorto tutti voi a studiare ebrei. Apocalisse, a studiare Giovanni da 14 a 17, sono versetti estremamente importanti su come noi dobbiamo prepararci a vivere con Dio Santo per l'eternità infinita. Esorto tutti a tornare alle scritture. Mettete da parte la TV, tranne 3 ABN, <ride> Ma tutte queste cose che ci distraggono, tutte queste cose terrene, che ci radicano nelle cose terrene invece che rafforzare le nostre menti per le cose spirituali, cosa ne dite? È una decisione che alzate la mano se è la vostra decisione e il desiderio del vostro cuore. Lodate il Signore, lodate il Signore per questo. Non perdete il seminario di domani, parleremo della tribolazione. Non preoccupatevi, non vi spaventerete. Alcuni dicono: "Spero che il Signore mi faccia riposare per sempre prima di quel momento." Oh, avrete un tale entusiasmo e una tale speranza e una tale forza quando studieremo quell'argomento domani. Preghiamo. Padre celeste, veniamo davanti al tuo imponente trono. Grazie per averci dato questo meraviglioso libro dell'Apocalisse. Grazie per averci dato Gesù che fa tutti questi passi per salvarci. Grazie perché egli ha vissuto quella vita perfetta che noi dobbiamo vivere. Grazie perché Gesù è salito sulla croce e ha subito la pena per i nostri peccati. Grazie perché è risorto dai morti per iniziare il suo ministero di intercessore e darci davvero il perdono dei peccati se rivendichiamo la sua giustizia. Grazie perché i nostri peccati sono introdotti nel santuario mediante il sangue di Gesù e alla fine saranno eliminati dal santuario. Infine, grazie, Padre, perché il peccato, Satana e i suoi angeli e i malvagi saranno distrutti e vivremo in un mondo perfetto dove non ci sarà mai più il peccato. Oh, non vediamo l'ora di vivere quel giorno. Aiutaci, Signore, a essere pronti. Preghiamo nel nome prezioso di Gesù. Amen.